Benvenuti sul canale di Altalex News. In questo video parleremo dell'incidenza del tradimento, concreto o apparente, sull'addebito della separazione. Vediamo l'approccio della giurisprudenza. In tema di addebito della separazione, per comportamento infedele del coniuge, grava sul coniuge che richieda l'addebito fornire prova dell'infedeltà e dell'efficacia determinante di tale atteggiamento sulla stabilità della convivenza, mentre l'altro coniuge risulta onerato della prova dell'anteriorità della crisi matrimoniale e quindi che non sia stato il tradimento a originare la crisi. Il concetto di fedeltà coniugale si è evoluto nel tempo, perdendo la connotazione di esclusiva dedizione corporale e assumendo le caratteristiche di vicendevole lealtà, inclusiva anche della sfera sessuale, ma non ridotta alla stessa. La fedeltà consiste, per la giurisprudenza più recente, nell'impegno di devozione che implica la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, con la conseguenza che la violazione del dovere di fedeltà potrebbe avvenire anche in mancanza dell'adulterio, quando il contegno del coniuge si presti a verosimili sospetti di infedeltà e si traduca in condotte lesive della dignità e dell'onore dell'altro coniuge. Queste ipotesi vengono ricondotte sotto il concetto di origine giurisprudenziale del tradimento apparente, il quale costituisce ingiuria grave e ragione di addebito, ravvisabile nelle fattispecie in cui la condotta del coniuge infedele sia tale da ingenerare nell'altro e nei terzi il fondato sospetto del tradimento. Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza, il comportamento del traditore apparente è guidato dalla consapevolezza e dalla volontà di commettere un fatto lesivo dell'altrui onore e dignità, e dalla condotta dell'infedele è derivato un pregiudizio per la dignità personale dell'altro coniuge, in considerazione della sensibilità del presunto tradito e del contesto in cui è inserito. In tale ottica, il bene che l'ordinamento intende tutelare non è solo quello della fedeltà come strumento di realizzazione della comunione coniugale, bensì anche quello dell'onore e del decoro del coniuge in quanto individuo collocato in un certo contesto sociale. Il Tribunale di Firenze nel 2021 ha precisato che ai fini dell'addebito della separazione per adulterio apparente occorre che la notorietà della relazione del coniuge col terzo sia direttamente determinata dal coniuge adultero. Di conseguenza la separazione non sarà addebitabile laddove sia stato il coniuge offeso a rendere pubblico un comportamento altrimenti non noto a terzi. Se questo video è stato utile e vuoi restare aggiornato su tutte le novità del diritto, iscriviti al canale di Altalex News cliccando il pulsante qui in basso. Alla prossima!